Ok, ce l'ho fatto il bagno. Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Come sempre, prima di iniziare lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdere le mie future recensioni. Oggi vi parlo di uno strumento molto interessante per quanto riguarda la pulizia dei vostri denti. Tutti oggigiorno abbiamo uno spazzolino da denti oppure abbiamo uno spazzolino elettrico per migliorare la nostra pulizia, ma al nostro kit serve una cosa ancora maggiore. Non sempre quando puliamo i denti sia con lo spazzolino sia con lo spazzolino elettrico riusciamo a pulire effettivamente tutto quello che abbiamo nella nostra bocca. Quindi per poter migliorare e per poter andare anche a questo punto migliorare la salute della nostra bocca e soprattutto in questo caso delle nostre gengive, non potete farvi mancare a casa questo piccolo pacchettino. Eccolo qui, sto parlando dell'Oral-B Oral Health Center, che è in pratica un idropulsore dove con getti d'acqua, e in questo caso con questo modello getti di acqua e anche di un vortice di bollicine, possiamo andare a uno a pulire bene nelle intersezioni dei nostri denti, due possiamo andare anche a fare dei piccoli massaggi sulle gengive e quindi avere bocca pulita e anche massaggiata. Ma andiamolo ad aprire, vediamo che cosa c'è all'interno. Ok amici, andiamo a vedere subito come si apre e cosa contiene questo pacchetto. Ovviamente il pacchetto è arrivato da Amazon, quindi non ho assolutamente nulla da dire, è perfetto. Andiamo ad aprire senza rompere nulla. Qui la vetta si apre ed eccolo qui. Allora, attenzione quando lo aprite, qui c'è la spina, quindi togliete prima la spina, poi aprite ed eccolo qua. Tirate fuori. All'interno dello scatolo abbiamo ecco le istruzioni con un anno di garanzia gratuita, il libretto di istruzioni, che io ho scelto la versione senza lo spazzolino elettrico perché nello spazzolino elettrico già ce l'ho a casa, e quindi questa parte qui è quella che a noi interessa, ovvero questa. Guardate, noi abbiamo questo. Troviamo anche questo pezzettino di plastica che serve per poter fare la sospensione a muro. Apriamo lo scatolo, questa parte blu che è il recipiente dell'acqua, e abbiamo questo che è l'idropulsore che ha un filo abbastanza lungo e che può essere tranquillamente utilizzato per essere spostato. C'è il filtro dell'aria, accede qui, che si può svitare e può essere cambiato, la spina europea, e poi abbiamo 1, 2, 3, 4, 5 livelli di velocità più il pulsantino di accensione e spegnimento. E abbiamo questo, la guida per poter far arrivare il filo, e possiamo farlo scendere da destra o da sinistra in base a dove noi abbiamo la spina. 1, 2, 3, 4 scomparti per poter mettere gli idropulsori che escono da qui, quindi con queste colorazioni blu, rosso, giallo, verde, possiamo tranquillamente utilizzarli per ogni componente del nostro nucleo familiare. Questo è quello che serve infine per poter pulire e massaggiare le nostre gengive. È dotato di questa clipetta, come potete vedere, che si alza e abbassa, e da qui possiamo decidere alla fine se utilizzare o meno un getto massaggiante oppure un getto per poter pulire quello che c'è all'interno dei nostri denti. Quando posizionate l'ugello dentro la macchinetta di idropulsore, questa levetta si aziona ed è un fermo per poter attaccare e distaccare
il nostro rugello. Tenete premuto e si toglie. Fa il click on e off e parte poi con le velocità, i supporti e le viti per poterlo fissare al muro. Questo recipiente arriva fino a 600 ml. Fate 2-3 prove, ma cercate di consumare l'acqua, non lasciatela qui dentro, anche se usate acqua di una bottiglia o se l'acqua della vostra fontana è buona e pulita da poter bere. Siccome questo gelino è di plastica qua dentro, anche se qui c'è un filtro, comunque io vi consiglio di utilizzare la giusta quantitativa di acqua che possa essere buona per voi e la vostra famiglia. Ed eccoci qui in bagno. Benissimo, prima di iniziare andiamo a riempire il cofanetto con l'acqua. Apriamo il cofanetto e poi prendiamo l'acqua. Io uso l'acqua di bottiglia per preservare maggiormente dal calcare il serbatoio di plastica. Poi voi, se invece avete altri sistemi, potete utilizzare quello che volete. Chiudiamo ed è tutto pronto. Basta premere solamente questo pulsantino e il gioco è fatto. Sta iniziando a girare l'aria con l'acqua e l'acqua è arrivata fin sopra. Adesso, fino a quando terremo questo abbassato, l'acqua non uscirà da sopra. Andiamola a mettere in funzione e vediamo come va. La livetta spinta verso l'alto, ci si può andare a fare la pulizia all'interno dei denti, in quanto esce solamente uno spruzzo. Ok, è strano, fa un po' male, sembra che quando andiamo dal dentista ti fanno la pulizia dei denti. L'ho usato pochissimo e consigliano di utilizzarlo per almeno 30 secondi a metà arcata di denti. 30 secondi di qua, 30 secondi di qua, 30 secondi di qua, 30 secondi di qua. Ok, andiamo a vedere la seconda possibilità, che è quella di abbassare la levetta e di utilizzare l'oxyjet. Fare il bagno? Sì, sono fatto il bagno. Ok, accendiamo. Devo dire che è ancora peggio di quello che pensassi. Non fa male, non fa assolutamente male, è solamente una sensazione strana che non siamo abituati. Scende la bava dappertutto. Non siamo abituati e quindi è una sensazione strana. E ho utilizzato il livello 1. Adesso che ne dite se ci provo con il massimo livello? Mi salteranno tutti i denti? Ascoltate anche il rumore, come è cambiato. Qui 5, 4, 3, 2, 1. Si sente bene. Ma io che sono un pazzo, adesso proverò ad utilizzarlo. Abbassiamo la levetta. Anzi, alziamola. A pulirmi con questo. È molto più forte. Però, se abbinato questo a uno spazzolino elettrico, sempre della marca Oral-B, secondo me, dopo che ci siamo fatti l'abitudine con questo, riusciremo ad avere veramente un sorriso perfetto. E avremo anche le gengive molto pulite. Sì, mi piace. A parte il fatto che mi sono fatto il bagno. Una volta che abbiamo finito di utilizzare tutto questo, bisogna alzare il coperchio, prendere il contenitore, svuotarlo. In questo caso ho usato poca acqua, quindi è già finito.
ma vi consiglio sempre di pulirlo e di togliere l'acqua dall'interno per evitare che ci si possa essere un poco di calcare. Bene amici, come avete potuto vedere, questo idropulsore non è affatto male. La testina con la doppia possibilità, quella di pulire in mezzo ai denti e quella di massaggiare e pulire le gengive, funziona ed è anche molto buona. Vi consiglio sempre di iniziare, se nel caso in cui lo voleste acquistare, di iniziare dalla prima, dal livello 1 e poi man mano andare avanti, perché comunque così iniziate ad abituarvi un pochettino. Il filo è abbastanza lungo, quindi se mettete questo dispositivo al centro di un lavandino molto grande lo riuscirete a utilizzare sia da un lato che dall'altro. Forse l'unica cosa che non mi piace, ma magari lo ci si può sorvolare, è il contenitore dell'acqua. Anche se ci si può mettere una mano all'interno e lo ci si può lavare tranquillamente, forse io avrei preferito un contenitore di vetro che lo si poteva mettere in lavastoviglie, magari la pulizia era molto più veloce e nel caso in cui dimentichiamo di cambiare l'acqua ogni qualvolta finiamo di utilizzarlo, magari se c'era un po' di acqua appantanata magari lo si può tranquillamente utilizzare pulendolo senza problemi, magari a lungo andare con il beccuccio di plastica, con la confezione di plastica, magari a lungo andare potrebbe destare un po' di problemi, ma comunque resta un valido prodotto. Ragazzi, se il video vi è piaciuto, io vi invito come sempre a mettere un like, a iscrivervi e a premere sulla campanellina per non perdere le mie future recensioni. Vi saluto e mi vado a lavare un altro volta i dentini.